Entro il 16 giugno 2022 si può presentare domanda per il concorso straordinario per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. La domanda deve essere trasmessa in modalità telematica attraverso l'applicazione piattaforma concorsi e procedure selettive sul sito del Ministero con SPID, CIE o EIDAS. Per partecipare alla procedura è dovuto il pagamento di una tassa pari ad euro 128 da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario oppure attraverso il sistema Pago in Rete, il cui link sarà reso disponibile all'interno della piattaforma concorsi e procedure selettive. Il concorso si articola in una prova disciplinare che consiste in una prova orale della durata di 30 minuti finalizzata all'accertamento della preparazione dei candidati sulla base dei programmi concorsuali specifici di ciascuna classe di concorso e della comprensione e conversazione in lingua inglese almeno a livello B2. Per le classi di concorso A24, A25 e B02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Verranno attribuiti massimo 150 punti, massimo 100 punti per la prova, massimo 50 punti per i titoli accademici, scientifici e professionali. I criteri valutativi saranno mutuati dalla prova orale del concorso ordinario. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale è espresso in 150esimi. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze previste dal DM 487 del 1994, esempio invalidi e mutilati, numero di figli, maggiore età. Ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali verrà attribuito un contratto a tempo determinato nell'ordine delle preferenze espresse sulla base della posizione in graduatoria.